Siamo alla Canottieri San Cristoforo, alla sesta edizione del concerto di Natale sul Naviglio, che prenderà vita su queste barche essenzialmente. Su questa barca ci sarà un'arpa celtica suonata da Eleonora Ligabò e ci sarà anche un tenore svizzero, si chiama Alessandro Veletta, e daranno vita ad una nuova edizione, la prima è targata 2016, in cui le barche della Canottieri San Cristoforo sono a disposizione dei soci, dei corsisti, degli amici della Canottieri. Ci saranno un centinaio di persone in acqua, abbiamo un gommone da rafting, abbiamo 4 dragomot da 20 posti, abbiamo parecchi kayak, delle canoe indiane, abbiamo le barche da canottaggio della Canottieri San Cristoforo, abbiamo la gondola, barche di boga veneta, insomma tutto per fare una festa galleggiante sull'acqua, con le luci, con la musica, con la magia del Naviglio e soprattutto la magia del Natale. È una festa che ho voluto io essenzialmente, perché nel 2016 ho conosciuto, facendo assistenza durante la Gran Fondo di nuoto, ho fatto assistenza a un nuotatore, e questo nuotatore era un po' in crisi, diciamo, era molto stanco perché sono 24 km di nuoto. Io in kayak li ho aiutato, gli ho dato una mano, nel senso gli ho dato forza, gli ho dato un po' di supporto psicologico, e a quel punto l'ho accompagnato fino alla linea del traguardo. Nella festa finale, nel rinfresco, io sento la sua voce molto potente, una persona molto simpatica, iniziamo a chiacchierare, mi dice che è un tenore, e dico io ho un sogno di sentire cantare il Nessun Dorma sulla canoa, sul Naviglio. Lui mi dice si può fare, lo facciamo a Natale, e questo è il motivo per cui siamo qua a distanza di 7 anni, 8 anni, nel 2016 lo fai conto, è una cosa meravigliosa. Abbiamo avuto qualche problema negli anni del Covid, ma a parte quegli anni lì siamo riusciti a farli tutti gli anni. Un grazie a Sergio Passetti, presidente della Canottieri San Cristoforo, che ha sempre creduto in questa manifestazione, che ha permesso quella che ormai è una tradizione milanese. Ci sono centinaia di migliaia di visualizzazioni del post dell'evento Facebook, questo ci dà un grande piacere, una grande gioia e anche un po' di paura. Questa è un'arpa celtica elettrica, quindi funziona solo amplificata, e la metteremo sulla barca, suoneremo musiche di Natale ovviamente, quindi tutto il repertorio natalizio. Allora io sono Eleonora Ligabò, sono arpista, ho iniziato a suonare a 4 anni. E sono arpista di professione e sono stata coinvolta da Alessandro Veletta, che è quello che sentite urlare qua sotto, che è il mio compagno tenore di questa serata, e quindi sono stata coinvolta da lui in questa bella avventura. Speriamo di non fare il bagno. Sono Alessandro Veletta, sono amante della lirica, sono un baritono tenore e oggi faremo la sesta edizione del concerto di Natale dei Navigli. Ho sempre invitato diversi ospiti, quest'anno ci sarà la maestra Eleonora Ligabò che suona l'arpa. È un evento eccezionale perché è nato nel 2015, se non mi sbaglio, dove mentre stavo nuotando proprio sul Naviglio ho visto Simone, ha visto che ero pazzo anche io e mi ha detto se ho in mente di cantare l'inno di Mameli in Darsena. Cosa ne pensi, Alessandro? Sì,
ho detto subito di sì e questa cosa è diventata il concerto di Natale sul Naviglio. Quindi non c'è cornice più bella a Natale che il Naviglio di Milano. Programma di stasera, tantissime canzoni di Natale che ogni tanto andremo in loop, giustamente, perché faremo Naviglio, Naviglio Pavese, mi pare se non sbaglio, quello dall'altra parte, poi ritorniamo indietro, stiamo in Darsena. Insomma, una cosa molto bella e soprattutto magica. Joyful are you, nation line, joy the triumph of the sky. Little angel host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, herald angels sing, glory to the newborn King. Di Natale, che batta forte in voi il cuore di Natale, la gioia di ogni giorno raggruppata nel 25 dicembre. Ciao a tutti, qui siamo sui Navigli. Cos'è il Natale per me? Il Natale deve essere un giorno speciale, come lo è tutti i giorni del resto, ma un giorno speciale in più, perché ci si riavvicina con tutti gli amici, la famiglia, e si guarda dentro per cercare l'energia, l'amore e il cuore, per condividere questo giorno che è il Natale come un giorno speciale che si tramuterà in tutti i giorni speciali della vita, perché non diventiamo buoni solo un giorno, ma agli altri 365. Ciao a tutti, buon Natale!